per vedere i nostri libri, chiacchierare insieme, ascoltare qualche presentazione del libro, ne faremo tutti i giorni, 2, 3, 4. Cominciamo oggi per parlare del grande catalogo di Filippo Juvarra, del grande libro su Filippo Juvarra, pubblicato dal Centro Studi Piemontesi con l'Associazione Amici della Biblioteca Nazionale e con il Politecnico di Torino, e ne parla in diretta dallo stand del Centro Studi Piemontesi Oval V37 Chiara Devoti, che è una delle curatrici, e poi interverrà anche Gustavo Mola di Nomaglio, tra i curatori del volume, nonché, come tutti sanno, vicepresidente del Centro Studi Piemontesi. Prego Chiara, puoi partire. Grazie Elvina, è un grande onore aprire in qualche maniera queste conversazioni questo pomeriggio, presentando quest'opera, Filippo Juvarra, regista di corti e capitali dalla Sicilia al Piemonte all'Europa, che ho avuto il grande piacere di curare insieme con Gustavo Mola di Romaglio, ma soprattutto con Franca Porticelli, che è stata per lunghi anni un punto di riferimento come responsabile proprio delle collezioni particolari della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, e ovviamente con Costanza Roggero, sempre Politecnico di Torino, nostro stesso dipartimento DIST. L'opera è nata in contemporanea con l'idea di una grande mostra che in qualche maniera doveva mostrare a un pubblico non solo di specialisti quello straordinario patrimonio che la Biblioteca Nazionale possiede di disegni e di documenti, incisioni che fanno parte del cosiddetto corpus juvarianum. L'idea era quella di mandare in mostra questo materiale straordinario e contemporaneamente di offrire al pubblico una sorta di catalogo ragionato. Questa è la primissima idea. Dal catalogo ragionato, che peraltro occupa una parte molto consistente del volume e che offre non soltanto la schedatura delle opere, ma proprio anche la riproduzione, tutto dove possibile, per quanto in formato piccolo, di questi documenti eccezionali, si è abbastanza rapidamente estesa a una idea invece di abbinare a questa parte più tecnica una serie di saggi che non soltanto corredassero il catalogo più propriamente detto, ma guidassero a una comprensione più profonda delle opere di Filippo Juvarra e in qualche maniera del legame profondissimo, come dice il titolo, di Filippo Juvarra con ovviamente la Sicilia, ma poi anche il Piemonte, dove lo sappiamo molto bene, è chiamato da Vittorio Amedeo II, diventato re di Sicilia, e poi ovviamente con l'Europa. Il modello juvariano ha una straordinaria diffusione, uno straordinario peso proprio nel contesto europeo. Di conseguenza il volume si articola in una serie di sezioni, fondamentalmente 4 sezioni principali, una molto legata proprio al corpus juvariano stesso e a quanto ruota intorno al corpus, e infatti non a caso è intitolata Intorno al corpus juvariano, con una serie di saggi che mettono in luce proprio la ricchezza di questa dotazione della Biblioteca Nazionale. Una seconda molto incentrata sulla figura di Juvarra scenografo, lo sappiamo, Juvarra in particolare a Roma ha una intensa attività di scenografo legata al cardinale Ottoboni, ma legata anche al teatrino di Maria Casimira di Polonia, e quindi sostanzialmente un ruolo consistente nella formazione di Juvarra, che si riflette ovviamente poi anche sulle sue scelte, sulla maniera in cui Juvarra interpreta a Torino le domande, le commesse di Vittorio Amedeo II. E poi una parte ricchissima, ma naturalmente ne parlerà lui, che è ovviamente stata curata in particolare da Gustavo Mola di Nomaglio, che traccia proprio il legame fortissimo che dalla Sicilia muove Juvarra nella prospettiva dell'Europa. Queste parti non sono ovviamente elementi slegati dalla presentazione del corpus, ma tutti in qualche misura si integrano tra di loro e permettono
di approfondire in una maniera che abbiamo tentato di fare in modo che fosse la più accurata possibile e che lasciasse spazio anche a voci diverse, l'apporto fondamentale che Iuvarra lascia alla cultura evidentemente torinese, piemontese e poi in senso più lato alla cultura a livello europeo. Ovviamente è un'impresa corale, non è il lavoro esclusivamente dei curatori, ma è il lavoro di una parte molto consistente di revisione proprio di queste schede, direi meglio di passaggio da quelle che in gergo chiamavamo tra di noi le schedine della Biblioteca Nazionale, delle schede ancora a livello cartaceo, ad una informatizzazione che è stata fatta tra l'altro grazie a un tirocinio, questo mi fa molto piacere dirlo, un tirocinio di terzo livello sviluppato col Centro Studi Piemontesi e poi con l'attività sul campo presso la Biblioteca Nazionale, che ha costituito in qualche maniera l'ossatura sulla quale le colleghe Maria Vittoria Cattaneo ed Elena Gianasso hanno operato proprio una rilettura accuratissima, disegno per disegno, tassello per tassello, del corpus iuvariano. Questo per quello che riguarda quello che noi chiamavamo in gergo il catalogo, cioè proprio l'esposizione complessiva dei disegni di Iuvarra. Ma in parallelo ci sono i saggi specifici per la parte evidentemente della scenografia, cito soltanto Narita Colturato, ma ovviamente non è solo lei, la parte che riguarda il modo in cui questi documenti sono pervenuti alla Biblioteca Nazionale, se ne occupa in particolare Franca Porticelli, ma ovviamente anche il legame che si costruisce tra Vittorio Amedeo II e la Sicilia della quale diventa re, e ne parla Fabio Ugliana nell'Encelado trionfante, e poi naturalmente tutti gli aspetti architettonici, e qui ovviamente il Politecnico era chiamato in causa in maniera particolare, quindi certamente Stanza Roggero un po' come caposquadra, ma poi cito con piacere il saggio di Paolo Cornaglia su in qualche maniera questo Iuvarra giardiniere, tra virgolette, Iuvarra che si aggira tra i giardini delle residenze, in particolare della Lucchesia, e che lascia attraverso questi veloci schizzi un'immagine di questi territori. Ovviamente dimenticherò qualcuno, quindi non li cito tutti, perché è veramente un'opera corale, ma attraverso questi brevi schizzi si tratta in qualche modo di ricostruire aspetti che certo erano noti alla critica, ma che hanno avuto l'occasione, guardando direttamente proprio ai disegni di Iuvarra, di approfondirsi ulteriormente. Tra questi segnalo, tra questi album iuvariani, in particolare quello che è stato il più complicato per noi da trattare, ma al contempo il più ricco, e quello che anche la storiografia in qualche maniera aveva a più riprese analizzato, che è questo unico album che in qualche maniera Iuvarra stesso crea, immagina fin dall'origine, cioè il 59.4, con i pensieri di Filippo Iuvarra. È stato di una ricchezza straordinaria, ovviamente, ma contemporaneamente difficilissimo da rendere, e infatti è quello che tutto sommato non ha una iconcina e una pagina per ogni singola pagina riproposta, proprio perché in realtà nasceva già come un assemblaggio fatto da Iuvarra stesso dei suoi disegni, almeno ricostruito due volte, una prima volta originaria e poi rimontato in qualche maniera. Ma nella sua complessità è stato anche un po' il fil rouge che ha guidato la ripresa di tutto il corpus e che ha permesso di guardare anche con occhi diversi a una serie di schizzi e di appunti che servono per quello che abbiamo chiamato in qualche modo l'atelier di Iuvarra, cioè la formazione anche di questo cenacolo in qualche modo di architetti non meno rilevanti di Iuvarra, che si formano alla sua scuola, che a loro volta raccolgono i documenti, che li analizzano e che costituiscono in qualche maniera non Iuvarra singolo ma il corpus complessivo iuvariano. Quindi è stata sicuramente una bella impresa, credo che tu Gustavo possa essere d'accordo con me di questo, insomma guardiamo questo con una certa soddisfazione dopo la fatica che abbiamo fatto, e con piacere, insomma la mostra si è chiusa, è stato difficile aprirla, eravamo in piena pandemia, si è chiusa
beh, rimane il catalogo e questo forse è per noi il motivo più di soddisfazione che possono trovare certamente qui, qui allo stand. Vuoi aggiungere qualcosa? Beh, ovviamente visto che mi ha incastrato in questa breve carcata, aggiungo qualcosa. Intanto è preciso che per non risultare troppo autoreferenziale non hai sottolineato che questo volume, non chiamiamolo catalogo, ha suscitato interesse a livello letteralmente mondiale, ma è un dato di fatto perché il personaggio stesso lo giustifica. Filippo Juvara suscita interesse non soltanto nel mondo occidentale, nel mondo latino, nel mondo spagnolo, nel mondo latinoamericano e così via, ma suscita un interesse mondiale nel vero senso della parola. In secondo luogo, è un piacere parlarne in questo contesto con tante persone che visitano il nostro stand, del quale proprio oggi abbiamo una grande pubblicità sulla stampa di Torino, e comprando vedo anche libri, che ci fa molto piacere vederlo, e naturalmente siamo un piccolo comitato che però si automoltiplica le visualizzazioni attraverso l'etere. Mandando poi depositato il video di questa nostra chiacchierata nel canale YouTube del Centro Studi Piemontesi, che non rispecchia esattamente il numero di visualizzazioni, perché ciascun video viene moltiplicato per molte volte attraverso i social media, che in qualche caso, non so, abbiamo il caso del video del volo su Torino, che con 7-8 mila visualizzazioni nel canale YouTube in realtà ha superato le 70 mila complessive. Quindi non dico che sia da Chiara Ferragni o qualcosa del genere, ma insomma è notevole. Poi non tutti i video hanno risultati del genere. Quindi un volume oggettivamente importante, esito della partnership collaudata ormai con la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, con l'Associazione Amici presieduta dal generale Cravarezza, che ha dato grandi frutti. Già abbiamo i risultati con Piemonte Bonne Nouvelle, con Savoia Bonne Nouvelle e così via, libri importanti che hanno già avuto un'accoglienza significativa, ed è stato anche l'occasione per mettere a fuoco il legame tra i Savoia e l'Italia, non solo con i propri stati, vale a dire in tempi più antichi Ginevra, il Ginevrino, il Vol Vallese, la Bresse, il Bugey, ovviamente la Savoia, ovviamente la Valle d'Aosta, il Piemonte, ma anche con l'Italia intera, un legame che qualche storico o qualche politico storico come un Salvatorelli ha negato recisamente, ma che ha fatto una negazione fatta assolutamente a sproposito. Quindi ha costituito l'occasione anche per mettere a fuoco dei legami storici e per guardare in tempi in cui in qualche parte del mondo, purtroppo molto dominante, si parla di cancel culture, ovvero di cultura della cancellazione, o addirittura cancellazione della cultura, potremmo girarlo in questo senso. Noi possiamo parlare di una cultura della conservazione che non guarda al passato in realtà, ma guarda al futuro, ed è per il futuro. E mi fermerai qua. Così.